Abbiamo chiamato questo seminario conclusivo perché è l'ultimo che facciamo, in realtà il progetto va avanti ancora un paio di mesi e alcune attività quindi devono ancora essere completate, però la parte sostanziale, diciamo che poi il modello 3D quello c'è e quindi adesso cominciamo a farvelo vedere prima come è stato realizzato e poi che cosa c'è dentro e come lo si può utilizzare. Allora, il primo intervento sui risultati è un intervento a due voci, Chiara D'Ambrogi e Francesco Maesano di ISPRA, che gli chiedo di venire al tavolo. Bene, buon pomeriggio a tutti. Diciamo questo intervento, che sarà il più lungo del pomeriggio, introduce al modello geologico nella sua interezza. Poi vedremo alcune delle applicazioni che a partire dal modello geologico sono state prodotte. Il modello geologico che vi presenteremo rientra sostanzialmente negli obiettivi prioritari del progetto GeoMol, che vedeva proprio la elaborazione di modelli geologici 3D transnazionali, come abbiamo visto in precedenza, in particolare per l'area nord delle Alpi, o transregionali, come è avvenuto per l'area pilota italiana, che fossero basati su delle metodologie di costruzione, di modellazione e di analisi comuni tra i partner europei partecipanti al progetto. Questo è un elemento estremamente importante, si sottolineava già stamattina la possibilità di disporre di metodologie comuni di analisi dei dati e di elaborazione dei dati, soprattutto in zone di sottosuolo che contengono strutture potenzialmente ospitanti risorse nel sottosuolo alle zone di confine, è un argomento particolarmente sensibile e quindi il progetto si poneva proprio questo tipo di approccio come obiettivo prioritario. Vi ricordo che i partner del progetto sono stati prevalentemente servizi geologici nazionali o regionali che hanno proprio questo tipo di attività come attività istituzionale. L'area pilota italiana in particolare si è dedicata alla produzione di un modello geologico che costituisse quell'infrastruttura geologico-strutturale sufficientemente dettagliata per poter supportare una valutazione del potenziale geotermico, con una particolare attenzione alle strutture tettoniche. Come dicevamo stamattina, l'area italiana comprende anche le zone colpite dal terremoto del maggio-giugno del 2012, l'area era stata decisa prima che il terremoto avvenisse e quindi sono state introdotte alcuni elementi di maggior analisi delle strutture proprio per supportare la necessità di acquisizione di informazioni su questo argomento. Il modello geologico va considerato come un prerequisito, sostanzialmente è quell'elemento che ci consente di avere una conoscenza delle strutture geologiche nella loro interezza, quindi avere a disposizione non soltanto superficie ma anche volumi e caratterizzare gli elementi strutturali, consente una valutazione delle potenziali risorse del sottosuolo che sia consistente con la struttura geologica che le ospita ed è essenziale come supporto alla valutazione degli impatti. I modelli geologici 3D, in particolare nel progetto GeoMol, si sono concentrati, e ancor di più questo vale per l'area italiana, in zone che sono sostanzialmente zone di pianura, completamente piatte, insomma la conoscete molto bene, la pianura padana. Fare modellazione geologica 3D in aree di pianura è un po' come trovarsi su un'isola deserta, guardarsi intorno, vedere una distesa d'acqua completamente piatta, pensando che non ci sia altro che questa distesa così vuota. In realtà il mare nasconde molto di più nel sottosuolo, la stessa cosa possiamo dire per le aree di pianura. La pianura padana è completamente piatta, ma sotto i nostri piedi possiamo scoprire un insieme di strutture molto complesse e queste strutture, la possibilità di conoscerle, di mapparle, di descriverle geometricamente anche nelle loro relazioni reciproche con un grado di dettaglio sufficientemente buono, supporta in modo molto pesante la richiesta di pianificazione nell'utilizzo sostenibile delle risorse. Quindi riteniamo che avere a disposizione uno strumento di questo tipo sia assolutamente rilevante.
In particolare un modello geologico strutturale tridimensionale si può definire come un modello geometrico che descrive le relazioni spaziali tra i corpi geologici. Il modello che abbiamo tentato di costruire risponde ad alcuni requisiti, è coerente con i dati e fornisce anche una descrizione dell'incertezza, dipende solo, virgolettato, da ipotesi sicure, comunque si basa fortemente su degli elementi che riteniamo possano essere considerati certi e questo consente anche di evidenziare eventuali problemi di interpretazione, soprattutto deve essere predittivo, consentire quindi di disporre di un oggetto che sia in grado di supportare anche ulteriori analisi. Quello che vedrete nella parte centrale di questa presentazione è il flusso di lavoro che è stato costruito in ISPRA specificatamente per il progetto GeoMol per il passaggio da quell'enorme mole di dati che abbiamo visto stamattina, che sono stati raccolti, acquisiti durante l'interpretazione presso ENI, l'attività di costruzione del modello in tempi e della sua conversione in profondità per arrivare al modello geologico finale, che è quello che vedrete descritto successivamente. Dal modello geologico 3D sono stati prodotti degli output che consideriamo primari, sono prevalentemente geologico-strutturali che hanno supportato già delle analisi di tipo geologico e, come si diceva stamattina, sono state anche presentate nell'ambito delle attività del laboratorio Cavone. Così come degli output tematici, che sono i prodotti tematici del progetto relativamente alle elaborazioni sulla geotermia e sulla sismotettonica. In realtà il modello geologico consente di produrre output tematici che non sono previsti dal progetto, ma che sicuramente possono essere implementati successivamente anche con il contributo di altre informazioni che possono essere incluse nel modello stesso. Questo workflow di modellazione, che è stato molto sinteticamente rappresentato nella slide precedente, in realtà è molto più complesso. L'attività che ISPRA ha svolto, diciamo, parte dall'acquisizione dei dati. Vi quantifico più o meno il lavoro che è stato svolto dai tre partner durante le attività di acquisizione dei dati, diciamo circa 15 settimane di data room in 2 anni, quindi un lavoro comunque molto lungo, che ha impiegato 3-4 persone in media per ciascuna sessione. L'acquisizione dei dati è avvenuta sia nel dominio dei tempi che nel dominio delle profondità, attingendo anche a banche dati in possesso dei servizi geologici. La modellazione è avvenuta da prima in tempi, quindi una prima fase di elaborazione del modello, ma il nocciolo centrale del nostro lavoro è stata la produzione di un modello di velocità tridimensionale che ha supportato la conversione del modello nella sua interezza e la trasformazione degli oggetti geologici mappati in un modello in profondità. La descrizione di questo workflow ve la farà Francesco Maesano più in dettaglio e vi presenterà quali sono, diciamo, i principali elementi caratterizzanti del modello geologico che è stato prodotto. Grazie Chiara. Quindi abbiamo visto il modello è il frutto di un lungo lavoro fatto nella fase di interpretazione da tutti i partner e successivamente appunto la costruzione del modello 3D è stata fatta da ISPRA. Cosa ci è arrivato direttamente dalla data room? Cioè qual era il dato con cui abbiamo avuto a che fare nel momento in cui abbiamo avuto bisogno di cominciare a costruire questo modello? Si trattava essenzialmente di punti derivati appunto dall'interpretazione delle linee sismiche, oltre 2,5 milioni di punti, almeno per quanto riguarda gli orizzonti che sono stati successivamente inseriti nel modello, sono stati eseguiti anche altri orizzonti che non sono poi rientrati per una questione di utilità all'interno del modello, e oltre 5,000 punti che descrivono le geometrie delle faglie. Qui vedete per esempio i punti di un orizzonte, quindi una situazione estremamente complessa. Questo era quello che si otteneva da un modello in tempi, è un prodotto molto grezzo che necessitava di essere raffinato sulla base di
dei diversi vincoli a nostra disposizione, e questo è quello che vedremo essere il risultato finale. La differenza nella colorazione è legata al fatto che prima stavamo in una scala di tempi e questo invece è in una scala di profondità. Il punto centrale su cui mi permetto di insistere, perché oltre a essere un passaggio chiave nella modellazione è anche un oggetto e un prodotto a sé stante, è la procedura utilizzata per la conversione da tempi, come abbiamo visto stamattina negli interventi che ci sono stati, del dataset appunto acquisito in tempi al modello vero e proprio che è in profondità. Dico questo perché è stato elaborato un algoritmo originale e abbastanza complesso, che poi è servito anche come spunto di partenza per un analogo approccio che è stato seguito nella geotermia, come verrà visto poi più tardi dai colleghi di Regione Emilia Romagna, perché avevamo a che fare appunto con una enorme mole di dati e con un assetto geologico particolarmente complesso, quindi oggetti geologici a spessori variabili e differenti facies con differenti velocità, che abbiamo visto appunto la velocità delle onde sismiche dipende strettamente dalle litologie attraversate. Per cui si è deciso di utilizzare un approccio basato su modelli di velocità tridimensionale, in cui si considera sia la variazione verticale delle velocità sia quella orizzontale, ed è stato fatto tenendo conto anche della variazione delle velocità all'interno di ogni singolo strato, in quanto all'aumentare dello spessore dello strato cambia anche la velocità con un gradiente che nel nostro caso è stato considerato lineare. Sono stati quindi individuati 4 livelli principali. Per ognuno di questi livelli è stata calcolata una funzione matematica di variazione delle velocità all'interno del livello stesso. Questo è il workflow seguito per questo tipo di modellazione. Quindi sono state ottenute di fatto delle mappe di velocità e di gradiente di incremento o decremento della velocità all'interno di ogni singolo livello e per ogni punto nello spazio, e attraverso questo tipo di approccio, che è chiamato modello di velocità istantaneo, è stato possibile convertire innanzitutto i 4 livelli principali che avevamo individuato e in seguito tutti gli altri oggetti sono stati trattati come punti immersi all'interno di questo spazio di velocità. Da questo discende che il modello di velocità già in sé è un prodotto del progetto, in quanto qualsiasi altro oggetto modellato in tempi, penso ad ulteriori interpretazioni di sismica o anche a rilocalizzazioni di ipocentrali di terremoti, per esempio, può essere inserito in questo modello di velocità ed essere che può essere utilizzato per un migliore vincolo sulla conversione da tempi a profondità in quest'area. Una volta seguito questo tipo di approccio, però era anche necessario quantificare l'incertezza a cui andavamo incontro. Per fare questo appunto è stato fatto un check della consistenza del nostro risultato della depth conversion all'interno dell'area, utilizzando i dati messi a disposizione da ENI, quindi in particolare i dati dei pozzi presenti nell'area. Qui vediamo i risultati degli errori medi assoluti, come dirò tra poco, hanno poco senso, vi spiegherò perché, e soprattutto abbiamo ottenuto delle mappe dell'incertezza per gli orizzonti chiave utilizzati nella conversione del modello di velocità. Dicevamo, il valore assoluto dell'errore va preso un po' con cautela, nel senso che ci troviamo davanti a un'area estremamente complessa con delle variazioni laterali degli spessori molto consistenti, per cui l'incidenza dell'errore assoluto varia moltissimo da zona a zona ed è essenzialmente influenzata da 3 fattori. Quello più banale è di una per esempio errata interpretazione dell'assegnazione di un orizzonte rispetto al suo vincolo di pozzo presente nel database.
Altri casi sono quelli in cui gli spessori sono estremamente ridotti, per cui l'incidenza anche della risoluzione della sismica tende ad incidere parecchio sulla, sull'errore che si commette. E il caso più frequente è quello delle aree dove abbiamo una minore quantità di dati di velocità a disposizione, per cui chiaramente possiamo avere degli scostamenti maggiori. In tutti i casi, ma in particolare in quest'ultimo, una volta convertite le singole superfici da tempi a profondità, è stato fatto un reshape, sono state rimodellate le superfici in funzione della valutazione degli errori o delle incertezze che avevamo, basandoci ovviamente sui vincoli dei sondaggi. Per esempio, in quest'area qui avevamo un'area dove sistematicamente c'erano degli errori elevati legati all'assenza di dati di velocità, e l'intera area è stata rimodellata sulla base dei vincoli certi dati dai sondaggi, dai dati di pozzo. Un altro controllo indipendente sulla bontà del modello, specialmente per quanto riguarda la parte delle strutture geologiche delle faglie e delle pieghe, è venuto dai dati della gravimetria. In particolare, i dati della gravimetria, anche questi appartengono ad ENI, sono stati rielaborati dai colleghi in ISPRA e hanno fornito sia degli ottimi vincoli sulla posizione delle principali strutture, in quanto l'anomalia marca molto bene la geometria delle strutture che abbiamo osservato nel modello, ma è servita anche a dare degli spunti sulla possibile interpretazione strutturale in aree dove il dato sismico era carente per quantità o qualità delle linee nel modello stesso, nel dataset di partenza. Tutte le superfici, comprese le superfici delle faglie, sono state quindi rieditate una volta eseguita la conversione in profondità, e certe anomalie osservate per esempio sui piani di faglia sono state attribuite a una possibile segmentazione degli elementi strutturali, è stata vincolata sia appunto dalle irregolarità su certi piani di faglia, così come dalle irregolarità presenti nelle superfici degli orizzonti interessati dalle faglie stesse. Così come la geometria delle varie superfici in alcuni casi suggeriva la presenza di elementi strutturali che, sempre per questioni di orientazione delle linee sismiche o qualità della linea sismica, soprattutto nella parte più profonda dove appunto la risoluzione in parte si perde, non erano state viste nelle prime sessioni di data room, e sono state successivamente, sono aree che sono state appunto oggetto di interesse e di una revisione nelle successive sessioni di data room, dove appunto poi sono stati riconosciuti elementi strutturali non visti in precedenza. Vista la parte di costruzione del modello, adesso andiamo a vedere il modello vero e proprio, il risultato finale di tutti questi passaggi. Quindi il modello si compone di 15 orizzonti, con un dettaglio in particolare nel Pleistocene, dove sono stati mappati 7 orizzonti che vanno dal Gelasiano al Pleistocene medio. Le faglie che sono state modellate ed inserite all'interno del modello sono 132. In realtà, ovviamente, in data room sono state eseguite molte più discontinuità tettoniche, molte delle quali però non avevano una dimensione tale da poter essere eseguite con una buona continuità laterale, quindi non sono entrate nel modello finale. Il modello finale ha una risoluzione di una griglia di 500 metri per 500 metri, come anche da accordi con fornitore di dati, quindi con ENI. Dicevamo, per quanto riguarda lo schema stratigrafico, riagganciandoci anche alla domanda di stamattina, si è fatto un lavoro di sintesi a livello regionale e quindi si è cercato di mappare quelle superfici che potessero appunto essere correlate sulla scala dell'intera area. Quindi abbiamo 11 discordanze e le relative concordanze una volta che si passa dalle aree marginali alle aree di bacino, per la successione che va dall'Oligocene al Pleistocene, e 4 top formazionali
all'interno della successione carbonatica mesocenozoica. All'interno di questa successione stratigrafica sono stati riconosciuti due principali livelli di scollamento che vedremo più in dettaglio dopo, uno al top delle vaporite triassiche, più profondo, e uno più superficiale all'interno della successione oligo-miocenica. Adesso vedremo, scorreremo in carrellata tutti gli orizzonti che compongono il modello dal più profondo al più superficiale, quindi cominceremo dal top delle vaporite triassiche, e per ognuno di questi orizzonti vedremo degli approfondimenti tematici che sono stati o già fatti nel corso del progetto o che comunque sono degli spunti per future riflessioni e futuri lavori che si possono fare partendo dall'oggetto modello 3D. Quindi cominciamo dal top delle vaporite triassiche. Vi do giusto delle guide per leggere queste mappe, lo dico adesso così le altre avranno le stesse caratteristiche. La superficie è mappata con colori che vanno dal rosso chiaro al blu, andando dalle porzioni più superficiali a quelle più profonde. Nel caso specifico delle vaporite triassiche andiamo da profondità di circa 2000 metri di sotto del livello di campagna nei settori orientali dell'area studiata a oltre 12 km in queste aree, con una colorazione che va dal rossiccio al bianco. Abbiamo le faglie, in particolare abbiamo in questo caso i thrust, le strutture compressive, e questi lineamenti più rettilinei sono le faglie dirette mappate soprattutto nella successione carbonatica mesocenozoica. A proposito di queste faglie dirette, una prima analisi che è possibile fare utilizzando il modello 3D è un'analisi di tipo strutturale che è già stata utilizzata per le analisi a carattere sismotettonico che verranno viste più tardi. Quindi il modello 3D permette di analizzare con estremo dettaglio le orientazioni e le variazioni di orientazione dei singoli elementi strutturali e le loro caratteristiche, ed appunto un punto di partenza per successive analisi a carattere strutturale o sismotettonico. Qui stiamo risalendo la colonna stratigrafica, siamo al top dei carbonati dell'IAS, e qui per la prima volta vediamo i thrust delle strutture appenniniche, perché questo orizzonte appunto è interessato da queste strutture. E ci do lo spunto un po' per richiamare quello che dicevamo prima riguardo ai livelli di scollamento. Il livello di scollamento più profondo abbiamo detto che è al top delle vaporite triassiche. E si evidenzia però un differente comportamento dei due fronti, delle due catene, della catena sudalpina a nord e dell'Appennino settentrionale a sud, in quanto i thrust più profondi della catena sudalpina tagliano le vaporite triassiche e quindi si configurano come un tipo di tettonica thick-skinned. Viceversa, i fronti esterni dell'Appennino settentrionale non sembrano tagliare le vaporite triassiche, o meglio, sembrano scollarsi al di sopra delle vaporite triassiche. Risalendo la colonna stratigrafica abbiamo il top maiolica, un orizzonte del Cretaceo inferiore, che è di interesse anche per le applicazioni che vedremo, in particolare per la geotermia, verrà meglio illustrato dopo. In questo caso volevo farvi vedere questa slide in cui si vede il complesso dei tre orizzonti che abbiamo visto, quindi dalle vaporite triassiche alla maiolica, che ci dà un'immagine in 3D della ricostruzione paleogeografica di quest'area durante il Mesozoico. Abbiamo il settore orientale, dove sono presenti calcari di piattaforma, i calcari di Noriglio, che costituiscono nel loro complesso la piattaforma di Trento, una serie di strutture tettoniche che tendono a ribassare verso ovest e la porzione marginale del bacino lombardo, che è presa interessa soltanto una piccola porzione dell'area pilota. L'orizzonte successivo è il top della scaglia, un orizzonte che nelle linee sismiche si manifesta come un riflettore molto, molto ben marcato, molto, molto buono, quindi ha permesso una
un'ottima definizione non solo della sua superficie ma anche delle strutture da cui è tagliato, e quindi in generale ha permesso di vincolare bene la geometria delle strutture. Tra queste strutture, tutte le strutture che abbiamo seguito, ci sono anche quelle che hanno provocato la sequenza sismica del maggio-giugno 2012, che si trovano in quest'area, sono state ricostruite in 3D all'interno del modello, così come le altre strutture presenti nell'area. L'orizzonte successivo è una discordanza riconosciuta nella parte bassa del miocene, il miocene inferiore. Questa discordanza si segue nel settore nord-occidentale dell'area pilota e in parte si trova all'interno della formazione confluita lombarda, che è il riempimento della manfossa della catena sudalpina. Si vede appunto anche nelle sezioni estratte dal modello molto bene l'appoggio di questa discordanza, che tenta a chiudere e ridurre il suo spessore andando verso est. E questa discordanza era già nota in letteratura, è stata mappata da Livi et al nel 2009, per esempio. Nel lavoro di Livi et al ci si sofferma sulla parte più alta della successione, quindi non si vedono quelle relazioni che esistono tra questa discordanza e quello che succede sotto. Questa discordanza è particolarmente legata alla presenza di un altro livello di scollamento delle strutture più esterne della catena sudalpina, che appunto scollano al di sopra della scaglia e interessano la successione della gonfolite. Questi rapporti geometrici sono stati molto ben messi in evidenza in 3D e sono stati un altro output verso l'analisi sismotettonica, che ha portato anche alla revisione delle conoscenze in quest'area, come vedremo più tardi. Gli orizzonti successivi sono ben noti in letteratura, perché negli ultimi anni sono usciti diversi lavori da parte dei geologi di ENI, in particolare Ghiemmi e colleghi, che hanno mappato le sequenze deposizionali del miocene superiore e del pliocene. Questo orizzonte, quindi una discordanza del tortiglione superiore alla base della sequenza M1, permette anche di vedere le strutture compressive dell'Appennino settentrionale, che sono scollate in un livello, che appunto hanno un livello di scollamento più alto, quello che abbiamo chiamato L2, e quindi ci permette di avere una visione complessiva di tutte le strutture compressive, scusate il gioco di parole, all'interno dell'area. E anche in questo caso è stata fatta un'analisi strutturale delle orientazioni appunto di queste strutture, sempre come output verso l'analisi sismotettonica poi fatta dai colleghi di MCV. La conformità intramessiniana è un'altra di queste discordanze già nota in letteratura. Nel complesso, questa serie di unconformity nella successione miocenica permettono di descrivere l'evoluzione dei depocenti delle vanfosse nel tempo. Quindi diciamo che questo è un primo approccio di modellazione 4D, come si diceva stamattina. Vediamo non soltanto le variazioni geometriche nello spazio, ma anche nel tempo. E facendo un'analisi degli spessori utilizzando il modello 3D si vede come nell'intervallo che va dalla scaglia alla discordanza M1 i depocenti, i massimi spessori, si collocano in questo settore, meno per quanto riguarda l'area studiata, mentre la parte più orientale presenta spessori minimi e costanti, e via via si ha uno spostamento di questo depocentro. In particolare gli spessori che vanno dal Pliocene al Gelasiano mostrano degli spessori localizzati nella parte meridionale dell'area, strettamente legati all'attivazione delle strutture tettoniche appenniniche. La conformità intrazancleana, che delimita la base della sequenza PL di Ghiemmi, in realtà è un oggetto molto ben conosciuto, in quanto costituisce la base del modello strutturale d'Italia pubblicato nel 92, se non ricordo male. In sostanza la nostra elaborazione non differisce molto da quella già conosciuta, però ci sono alcuni cambiamenti legati innanzitutto al differente modello di velocità utilizzato, che ha permesso di vedere come il depocentro
a retro delle pieghe ferraresi sia in realtà meno profondo di quanto ho ipotizzato in precedenza, e quindi di conseguenza anche l'inclinazione del fianco dell'anticlinale risulta essere inferiore. E altre modifiche minori hanno riguardato la definizione delle anticlinali, della geometria delle anticlinali e di alcune strutture tettoniche. Sempre per quanto riguarda il Pliocene, all'interno della successione pliocenica sono stati individuati anche dei corpi grossolani che possono essere un importante target per quanto riguarda i potenziali, vedremo meglio dopo. Di questi corpi sono stati ricostruiti i volumi, in questo caso abbiamo due grossi lobi di materiale prevalentemente sabbioso, uno con provenienza da nord, quindi alpina, e uno con provenienza ossiale o appenninica. La discordanza del gerasiano mappa invece molto bene l'attivazione di molte delle strutture dell'Appennino settentrionale. Lo studio dell'attivazione di queste strutture insieme alla retrodeformazione degli orizzonti fagliati permette nel complesso la definizione della cinematica delle faglie e in particolare la ricostruzione del loro slip rate, non solo in 2D lungo una singola sezione ma lungo l'intero piano di faglie, quindi permette di calcolare tassi di movimento delle faglie in 3D. Le slide successive riguardano le altre inconformity pleistoceniche, le scorro molto velocemente, ci fanno vedere il graduale riempimento del bacino durante il pleistocene, come diceva anche stamattina il professor Guttoni. Vedremo una delle applicazioni che è stata recentemente presentata, si tratta della ricostruzione appunto del riempimento di questa porzione del bacino, una ricostruzione quantitativa che ci permette di determinare sia i tassi di sedimentazione attraverso un workflow che prevede la retrodeformazione delle superfici e tiene conto della compattazione differenziale dei sedimenti che si sono deposti e tiene conto anche del tilt della monoclinale. Come vedevamo stamattina, la monoclinale mantovana appunto tende a emergere verso i settori meridionali in generale, e per fare questo tipo di ricostruzione è necessario tener conto anche del tilting appunto. Questa ricostruzione permette sia di calcolare i tassi di sedimentazione all'interno dell'area, sia di concentrarsi su singole strutture, in questo caso la struttura di Solaro Lopiadena, e di calcolarne i tassi di sollevamento con molto dettaglio durante tutto il pleistocene. Io cederei la parola di nuovo a Chiara per illustrare l'ultima parte della presentazione. Aspetta, facciamo questi cambi così anche... Cerchiamo di risvegliare l'attenzione e molto brevemente introduco quali sono stati gli output in parte fatti vedere da Francesco verso le applicazioni che dal modello di Geomol traggono origine e che sono parte integrante dei risultati del progetto. Il modello geologico quindi costituisce sostanzialmente la base di partenza per una serie di informazioni che vanno verso l'analisi sismotettonica. In particolare sono stati estratti dal modello, passatemi il termine, le informazioni relative all'età dell'orizzonte deformato più giovane per le assi degli anticlinali, l'età dell'orizzonte fagliato più giovane per le faglie, ma anche parametri geometrici e cinematici, come vedevamo in precedenza, relativi ai sistemi di faglie, sia alle faglie più profonde, quelle che tagliano la successione carbonatica, sia i thrust. Per la geotermia sono stati prodotti e forniti in uno scambio circolare, se vogliamo, perché alcuni output sono andati verso la geotermia e sono poi tornati indietro dopo le elaborazioni dei colleghi di Regione Emilia Romagna. Sono le unità geologiche a una determinata profondità, quindi vengono estratte dal modello attraverso dei tagli orizzontali. La geologia ha un
con particolare isoterma, sicuramente dopo vedremo meglio le elaborazioni, e la profondità degli orizzonti target, un po' quelli che faceva vedere precedentemente Francesco, anche elaborati in termini di volumi. Questi due gruppi di elaborazioni estratte dal modello vanno quindi verso gli output che saranno quelli mostrati poi dall'analisi sismotettonica e della geotermia. Tanto per darvi un'idea di che cosa stiamo parlando, per quanto riguarda appunto le anticlinali, è possibile ovviamente visualizzare le diverse superfici, quindi identificare le zone di culminazione. Per definire l'orizzonte deformato più giovane, procedendo dal basso stratigrafico, sono stati riconosciuti appunto gli assi delle strutture piegate. Vedete in questo caso quelle dell'unconformity QM1, sono cerchiate con colore diverso, in particolare quelle gialle sono presenti anche nella superficie più giovane QC1 e quindi sono state attribuite in questo caso specifico, visto che poi dopo non si riconoscono più, come assi di anticlinali attribuibili in termini di deformazione a questo orizzonte. Questo tipo di informazione sarà presente poi negli output che vi presenteremo a chiusura della giornata, e quindi è un'informazione disponibile a tutti tramite il web, saranno visibili attraverso un map viewer. E analogamente per le faglie si è definito l'orizzonte fagliato più giovane, quindi attraverso un'analisi delle superfici tagliate dalle faglie, proprio potendole vedere nella loro interezza, si è definito quali sono quelle faglie che arrivano a tagliare gli orizzonti più giovani, per cui dell'intero set, ad esempio, delle faglie che tagliano la successione carbonatica, ce ne sono alcune che tagliano il top dei calcari che qui sono definiti come noriglio, e ci sono alcune di queste faglie che continuano a essere evidenti a tagliare anche l'orizzonte successivo, che è quello del top della maiolica, e infine solo alcune che tagliano il top della scaglia. Anche queste sono state mappate, estratte come intersezione con la superficie, restituite verso l'analisi sismotettonica per poter essere ulteriormente caratterizzate, e analogamente è possibile mappare attraverso diversi attributi e quindi caratterizzare meglio le strutture tettoniche. In particolare qui vedete una rappresentazione, questa sulla sinistra, con colori in funzione della profondità del piano di faglia, è stata utile nella definizione di due grandi gruppi di strutture distensive all'interno della successione carbonatica analizzate dai colleghi dell'INGV, e analogamente una rappresentazione attraverso colori per quanto riguarda l'azimut delle stesse strutture. Come vi dicevo, alcune elaborazioni sono state prodotte specificatamente per l'analisi del potenziale geotermico. Ne abbiamo già parlato, questo è il top della maiolica, un orizzonte target. È possibile estrarre dalle superfici, questa è la superficie tridimensionale che mappa l'andamento della maiolica nella nostra area, del top della maiolica, la nostra area pilota. Sono state estratte delle curve di livello, delle linee di uguale profondità, che sono state fornite ai colleghi di Regione Emilia-Romagna per l'analisi del potenziale. E infine una possibile elaborazione determinabile sulla base delle informazioni contenute nel nostro modello in profondità, e una estrazione di informazioni relative agli spessori dei corpi compresi tra le nostre superfici top o le unconformity. Qui in particolare ci troviamo nella parte pleistocenica della successione, la possibilità di mappare gli spessori, quindi di poterli calcolare, di poterli rappresentare anche attraverso curve di uguale spessore, consente di avere una serie di informazioni circa la potenzialità dell'orizzonte target, ma anche dare delle informazioni circa l'evoluzione strutturale in termini di evoluzione delle strutture, deposizione di spessori minori o maggiori in funzione dell'attività delle strutture stesse. Chiudo dicendo che il modello geologico 3D che abbiamo visto è una cosa che si diceva stamattina. Non è una visualizzazione del dato, è un oggetto che è stato elaborato a partire da dati
estremamente consistenti, quindi c'è stato, se vogliamo, facile il lavoro perché avevamo tantissimi vincoli. Chiaramente il lavoro è molto più difficile perché, essendo tanti dati, poterli gestire diventa piuttosto complicato. Quindi quello che vedete non è una visualizzazione, ma è un'elaborazione, un prodotto elaborato dai dati di partenza.